Bene, sì, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare un po' a parlare delle notizie delle calabresi e diverse notizie di cui andare a parlare. In questo video parliamo un po' di mercato, della questione Cosenza, diversi temi di cui parlare e quindi partirei subito parlando un po' di calciomercato. E lo facciamo partendo dalla Regina e nello specifico da un'intervista. Intervista a De Lillo, che è l'attuale general manager comunque del club, che ha parlato un po' in merito alla situazione pandemica che sta colpendo la Regina. Attualmente sono 20 positivi nel gruppo squadra, una situazione molto molto difficile che potrebbe avere risvolti anche sul proseguo del campionato, almeno nel breve termine, cioè le prossime giornate potrebbero essere rinviate. Vediamo che cosa ha detto. Vediamo come si evolve la situazione. Di certo con la preparazione al ritorno al campionato è compromessa. Anche se alcuni riusciranno a negativizzarsi, non avranno la possibilità di allenarsi. I tempi sono strettissimi. I nostri calciatori stanno benissimo, nessuno ha sintomi, tutti quanti vaccinati. Purtroppo questa positività li ha costretti a fermarsi. I calciatori positivi sono 18 e due dello staff. Si sono allenati in 10. Il 26 dicembre noi di Brescia volevamo giocare, ma è stata presa un'altra decisione. Adesso la situazione è peggiorata. Ad oggi noi non possiamo scendere in campo il giorno 15, ma aspettiamo di capire quale sarà la linea dell'Assemblea di Lega. Se slittare ancora il campionato o spostare semplicemente le gare che non si possono giocare. Dopo l'Epifania va fatta un'altra assemblea, anche se nulla è ancora stabilito, la situazione è ingarbugliata. Quindi parla De Lillo di una situazione complicata in cui ci sono 18 calciatori positivi, tutti vaccinati, tutti quindi tutti asintomatici, quindi nessun tipo di problema, però ovviamente per questi 5, 6, 7 giorni si sono fermati e non hanno avuto la possibilità di allenarsi, quindi tornerebbero in campo tra pochi giorni avendo pochissimi allenamenti sulle spalle, considerando che poi non giocano da settimane perché l'ultima partita giocata risaliva a metà dicembre, per cui sarebbe comunque una partita non regolare quella col Brescia per la Regina, ma così come anche per altre squadre. Ora parliamo di Regina perché in questo canale parliamo di calabresi, però lo stesso discorso lo possiamo fare per il Frosinone, per la Spal, discorso uguale, no? I numeri sono più o meno quelli, la situazione è più o meno quella, cioè molto complessa, molto ingarbugliata, e adesso bisogna vedere che cosa deciderà il Consiglio di Lega, che ci sarà nei prossimi giorni, dopo il 6, dopo l'Epifania, decideranno in maniera più ufficiale, diciamo così, se rinviare ulteriormente tutta la giornata o solamente quelle partite in cui le squadre non arrivano al numero minimo o comunque hanno una valanga di positivi. Detto questo, situazione come dicevo molto molto difficile, soprattutto proprio perché i giocatori non sono allenati in questo periodo, non tanto il fatto che siano, allora, già che siano senza sintomi è molto molto buono perché torni in campo, perché se tu prendi il virus e poi hai dei sintomi, molto spesso i calciatori ne risentono a livello fisico, non riescono più dopo pochissimo a rientrare subito in condizione. Mentre se tu sei positivo ma non hai sintomi, penso che si possa entrare tranquillamente subito in condizione. Il discorso è che se si gioca il 15 ci sono pochissimi allenamenti da poter fare in preparazione alla partita. E ovviamente la situazione non ci sarebbe una regolarità, non dico completa regolarità, ma una minima regolarità o una minima parità con il Brescia. Cellino ha detto che non vuole rinviare la propria partita, nonostante prima la volesse giocare, così come la Regina il Boxing Day voleva giocare il Brescia. Adesso vuole continuare a giocare, nonostante comunque l'altra squadra abbia tantissime positività. Secondo me, ma penso sono sicuro, ipocrisia pura, ma per il semplice fatto che io poi sono una persona, reputo, poi penso che lo dimostrino anche i video, perché non ho problemi io, a differenza di molti altri, non ho problemi a dire anche le cose che mi vanno contro i miei interessi, ma perché il mondo, il calcio, ragazzi, è fatto così. Il calcio ti dà, ma così come anche la vita in generale, per quello che posso dire fino adesso, ti dà, una volta ti dà, una volta ti toglie. Soprattutto il calcio, una volta l'episodio ti gira a favore, l'altra volta contro. È inutile essere ipocriti e semplicemente perché poi si risulta quello che si è. Se invece si è sempre onesti, si è sempre nel giusto. Quindi, sia quando le cose ti vanno bene che quando ti vanno male. Quindi, si è sempre onesti ed è la cosa secondo me migliore.
Cellino adesso dice, eh no, noi giochiamo, bene, così ti vince la tua partita. La prossima volta però che tu sei positivo, che tu, perché tanto anche al Brescia prima o poi capiterà che ci sarà un focolaio, se capita anche al Brescia la prossima volta tu stai zitto, perché sicuramente poi andrà a finire che se capita invece al Brescia tra qualche settimana, Cellino si lamenta e dice, vabbè, ma noi dobbiamo rinviare perché abbiamo i positivi, non ricordandosi che prima aveva fatto l'opposto con la regina, per esempio. Perché secondo me capiterebbe così in un mondo parallelo. Nei momenti in cui poi capita a lui, si lamenta e rompi i coglioni. No, non rompi i coglioni. Se vuoi giocare questa partita, vuoi vincere a tavolino o vuoi vincere così facilmente, perfetto, la prossima volta che capita a te, te lo prendi te nel culo e stai zitto e non rompi neanche il cazzo. E se rompi il cazzo io ti inibisco. Io, Balata, ti inibisco. Ti inibisco perché sei un ipocrita e ti meriti di essere inibito e di prenderti le tue responsabilità. Perché prima non vai, perché è giusto secondo me se è così, perché se no non si mette freno a un'ipocrisia che nel mondo odierno, con i social soprattutto, sta uscendo fuori in maniera esagerata. Esagerata a dir poco. Ecco, se nei momenti in cui ti capita agli altri, tu stai lì a dire sì, io sono tranquillo, tanto io non ho positivi, ce l'hanno gli altri, gioco e mi prendi i miei 3 punti facili. Va bene, quando capita a te però poi stai zitto e muto, non è che rompi i coglioni, perché se rompi i coglioni paghi. Paghi perché prima hai fatto il tanto il bello perché capita agli altri, quando capita a te invece rompi i coglioni, no, non rompi i coglioni, stai zitto, ti prendi le tue responsabilità e vai avanti. Giochi, perdi il tavolino anche te, così funziona, così dovrebbe funzionare. Quindi questo è il discorso. Cellino non vuole rinviare la partita? Perfetto. Giochiamo. La prossima volta capita a te e non rompi le palle. Se rompi le palle ti inibisco. Ti inibisco, ti fa faccio. Multa. Multa se rompi le palle. Ti multo. Perché è giusto così. Perché sicuramente poi va a finire così. Perché quante volte lo vediamo che un presidente stesso, quando poi va contro i suoi interessi, inizia a rompere le palle. No, non funziona così. Ti multo. Ma perché te lo meriti? Perché l'ipocrisia va non dico eliminata che è impossibile, ma mitigarla, ridurla in un qualche modo. Detto questo, passando invece alle notizie di mercato, rimanendo in casa regina, parliamo di due nomi. Scusate, nello specifico per quanto riguarda il reparto terzini, due terzini sinistri, entrambi profili intriganti. Tra l'altro entrambi in classe 99, e stiamo parlando di Celia e Tripaldelli. Allora, andiamo un po' a parlarne. Partiamo da Celia, terzino classe 99 che sta giocando fino a questo momento alla SPAL, di proprietà della SPAL, calciatore ex Alessandria, profilo interessante, giocatore che ha un buon cross, devo dire una buona tecnica, un buon cross, è ancora relativamente giovane. Alla SPAL qualche presenza quella l'ha raccolta, senza riuscire però a dare un apporto in termini di gol, ma non è che debba per forza far gol essendo un terzino, non è che si pretende che faccia gol, però è un giocatore che spinge abbastanza nelle corde, comunque anche l'andare sul fondo lo faceva anche ad Alessandria, molto spesso riesce, accompagna anche l'azione, o almeno nelle partite che ho visto accompagna anche l'azione, è un calciatore quindi che può dare un apporto importante, considerando che Liotti andrà via, ha praticamente chiuso con il Cosenza, poi penso ne parleremo quando sarà ufficiale. Potrebbe essere un validissimo rincalzo. È comunque ancora giovane, ripeto, un classe 99. C'è da valutare l'eventuale formula che lo porterebbe a Reggio Calabria, perché non so se in prestito oppure a titolo definitivo. Vediamo. Il discorso è che, ma non mi dispiacerebbe, è un buon terzino, non è un fenomeno assoluto, ma è un buon terzino, un giocatore che ci potrebbe star bene. Considerando che sulla sinistra c'è già Di Chiara che è titolare, un Celia alle spalle ci può star bene, anche che può dargli comunque filo da torcere, perché poi può anche eventualmente giocarsi posto da titolare, ma così come per Tripaldelli, anche lui classe 99, terzino sinistro, ex Crotone, giocatore ex in realtà anche Sassuolo, attualmente del Cagliari, sempre in prestito alla SPAL, però quest'anno ha trovato comunque sì un po' di spazio, ma non tanto, potrebbe tornare a Cagliari per trovare un'altra dimensione, un'altra società che magari lo possa far giocare con più continuità. Giocatore molto interessante. A Crotone fece anche abbastanza bene nell'anno in cui eravamo in Serie A. Arrivò da Sassuolo in quell'anno lì. Un giocatore comunque abbastanza buono, buona tecnica, buon terzino. Anche lui non è
un fenomeno assoluto, forse è più formato celia. Cioè, se dovessi scegliere io, forse sceglierei celia perché rispetto a Tripaldelli è un pochino più formato, mentre Tripaldelli lo vedo ancora un pochino grezzo, ancora un pochino più che grezzo, acerbo. Nonostante comunque sia del Cagliari, quindi bisognerebbe andare a bussare alla porta del Cagliari volendo. Giocatore, ripeto, interessante, però dovessi scegliere, punterei più su un Celia che lo vedo più pronto rispetto a Tripaldelli, che ripeto è un buon terzino, ma forse lo vedo più pronto Celia rispetto a Tripaldelli. Poi vedremo un po', nel senso, dovessero mai arrivare, dovessi mai esserci qualcosa di concreto, però notizie per quanto riguarda i reparti terzini che va rinforzato vista la cessione di Liotti. Detto questo, rimanendo comunque a parlare di fasce, c'è da parlare di Cosenza. Adesso poi approfondiamo anche il discorso. Adesso parliamo di questa notizia e poi approfondiamo il discorso Usmanov. Perché si parla di un giocatore di fascia, un giocatore comunque che proviene dalla Serie C, diversi nomi infatti accostati al Cosenza dalla Serie C, i vari D'Angelo che è in scadenza con l'Avellino, sarebbe un'occasione importante considerando le qualità del calciatore, ma al di là, anche la leadership, come vi dissi in un altro video, a livello caratteriale sarebbe secondo me un ottimo colpo. Però detto questo si parla di un interessamento del Cosenza per Guiebre del Monopoli. Stiamo parlando di un esterno di sinistra, lui è mancino di piede, giocatore che in realtà piace anche al Palermo, mi ricordo che è stato accostato anche al Palermo nelle ultime annate, giocatore assolutamente interessante perché in C sta facendo molto bene, ha fatto 7 assist fino a questo momento al Monopoli sta facendo veramente veramente molto bene. E in realtà non è la prima stagione che fa bene, perché anche l'anno scorso fece bene, sempre in Puglia, e assolutamente profilo da non sottovalutare, anzi ci può stare, è un classe 1997, non giovanissimo ma ancora nel pieno della carriera, è un classico colpo che tu dici sì, è un colpo un po' alla Panico, se, cioè in un certo senso ricalca un po' un colpo alla Panico. Da quella parte potrebbe arrivare Liotti, perché se arriva Liotti, presumo che in un 3-4-1-2 giochi da quella parte, dove deve giocare se no Liotti giocherà da quella parte. Ecco, come sostituto al posto di un Sì, per esempio, che lo facciamo tornare alla Salernitana, io sarei d'accordissimo. Guiebre, potremmo andare a prendere anche quello definitivo, o magari si può fare così, visto che è di prospettiva comunque interessante come giocatore. Eventualmente poi metti caso che retrocediamo pure, no? Per precauzione andiamo a prendere un giocatore come Guiebre, metti caso, comunque bisogna sempre tenere tutto in considerazione, tu lo blindi, quindi io farei questa operazione qui, lo prenderei adesso a gennaio e magari lo facciamo tenere al Monopoli, cioè lo teniamo al Monopoli fino alla fine della stagione, lo facciamo crescere ulteriormente e poi l'anno prossimo a giugno verrà a Cosenza. Questa è un'operazione che si può fare, secondo me, essendo un calciatore in rampa di lancio, negli ultimi anni sta facendo molto molto bene nel girone C e non è assolutamente male. Forse un po' troppo la Serie B in questo momento, soprattutto perché viaggia sull'ala dell'entusiasmo, un po' sprecato fargli fare la panchina, per cui io direi lo teniamo a Monopoli fino alla fine della stagione, poi lo riprendiamo in estate. Sia che sia Serie B che sia Serie C, questo è un po' il discorso. Fare questo tipo di investimento qua, se dovessimo poi eventualmente farlo, ecco. Comunque, notizia interessante di un giocatore che sta facendo molto bene. Ma adesso parliamo un po' del discorso Usmanov, eccetera. Allora, è successo un po' un bordello, ragazzi, è successo un po' un bordello. Cerchiamo di ripercorrere un po' tutti i vari momenti. Sostanzialmente, Usmanov, che è uno dei principali, diciamo una di tante figure comunque importanti, ma che ha avuto successo, come ha detto anche questo Fernando, comunque che si trova su YouTube, che non so se sia attendibile o meno, perché, boh, nel senso fa video su YouTube perché, evidentemente per invogliare Guarascio a comunque invogliare Guarascio a far vedere sti conti, non lo so, perché il punto qual è? È che Usmanov è interessato al Cosenza. Avrebbe offerto 3 tranche in totale da 12 milioni di euro.
e sempre secondo comunque quello che si legge in giro, che poi sia attendibile o meno. Quindi sono tutte, siamo tutti nel, siamo in un mondo fantastico, un mondo che non esiste, il mondo delle ipotesi, ok? Che non sto semplicemente dicendo che sono cose che riporto quello che si legge in giro, perché di altre cose purtroppo mi verrebbe da dire, perché io onestamente mi piacerebbe fare qualche chiacchierata allo stesso piano, ponendomi sullo stesso piano di questi personaggi qui, mi piacerebbe onestamente discorrere un po' con questa gente qui, però al di là di questo, il punto sostanziale è proprio che Usmanov vuole il Cosenza, vorrebbe il Cosenza, comunque vorrebbe venire in Calabria, perché visto che si parla in giro anche del fatto che sarebbe interessato anche a Catanzaro Reggina, perché vuole comunque avere una, non so, un appoggio in Calabria, non so cosa vuole avere in Calabria, però il punto è che in questo momento c'è interesse per il Cosenza. Poi si sono fatti anche i nomi di Cosenza, di Catanzaro Reggina, che non so quanto siano attendibili, anche perché noto a Catanzaro non penso ceda così. Gallo a Regina, a Reggio, finché non arriva in Serie A, secondo me non cederà mai. Questo è un mio pensiero, perché però penso che nonostante i debiti, nonostante gli stipendi non pagati, non credo onestamente cederà mai. Il punto importante è legato al fatto che c'è di mezzo anche questa società di intermediazione che ha agevolato anche l'approdo sempre di Usmanov all'Everton, ma anche in tantissime altre società, perché lo stesso questo Fernando qui, che tra l'altro mi ricorda Fernando Torres, El Niño, chiamiamolo così, ma a parte che non ho capito se è spagnolo o russo, perché boh, vabbè, al di là di questo, non è che mi interessi, eh. Il punto è che quindi questo Fernando qui cosa ha detto? Ha detto che ha aiutato, anche agevolato nella, che ne so, il Portsmouth, mi sembra, lo Sheffield Wednesday, l'Arsenal stesso, il Corinthians, quindi ha avuto diverse relazioni importanti. E Guarascio, che lo definisce dilettante, latitante addirittura, senza entrare nello specifico, non voglio dettarmi in questi argomenti, perché sì, perché non so neanche se si può parlare di queste cose su YouTube, però lasciamo stare il discorso latitanza, il discorso relativo a anche le stesse minacce, comunque, eccetera, eccetera. Il punto, rimanendo nell'ambito calcistico, è che quindi c'è questo interessamento qui, grazie all'aiuto di De Vezio, comunque di questa società qui. Vediamo, io onestamente, per una mia filosofia, preferisco Guarascio, ma non perché io preferisca, non voglia vincere, ma perché onestamente a me di vincere facile non piace. A me l'idea di avere una società dietro che abbia miliardi di soldi ottenuti in diversi modi, miliardi di soldi comunque, quindi che abbia raggiunto il successo, come dice una persona di successo, va bene, sarà una persona di successo come volete voi. Io onestamente, vabbè, lasciamo stare. Il discorso è che il punto focale è che a me non mi interessa chi c'è dietro alla società, se c'è un ricco, un povero, uno scappato di casa, ma è fondamentale che ci sia una progettualità, che sia a lungo termine, che si punti sui giovani, che si faccia calcio, che si faccia calcio. A me di avere una società come il City o il Paris Saint-Germain a comprare le figurine non me ne frega una beata fava. A me non interessa avere le figurine in squadra, perché non mi interessa, proprio non mi interessa. Non voglio neanche avere questi personaggi qui. Ma anche per esempio, se fossi un tifoso dell'Inter, io il fondo PIF non lo vorrei, ma non lo vorrei il fondo PIF. Ma state dove siete? Ma anche Zhang, mi tengo il mio presidente tranquillo, che magari comunque anche lui ha le sue cose, però almeno si ha un progetto e non si va solamente sui milioni ad andare a prendere giocatori così. Poi non so se, però se viene Usmanov a Cosenza, non penso che faccia la carità come fa Guarascio, da fare i prestiti in giro a destra e a sinistra. Non credo onestamente che vada a fare prestiti Usmanov, anche perché sarebbe un po', sarebbe comunque un po' così. Onestamente non capisco, anzi in realtà capisco, però diciamo che non capisco l'interesse per il Cosenza. Facciamo finta di non capire l'interesse per il Cosenza, però
con Cosenza che è in difficoltà, boh, anche il Nesso con il Porto e la Lamezia Terme, boh. Però il discorso è che vediamo un po' come va. Vediamo come va la trattativa, se va in porto. Diciamo che sta un po' prendendo una piega un particolare, termini anche abbastanza pesanti da parte di entrambe le parti poi, Guarascio che sembra non farsi più sentire, non vuole mostrare i conti, non vuole mostrare i debiti della squadra. Addirittura Fernando che dice potrebbe fare la fine del Catania, ho capito, però se lui non ti ha fatto vedere i debiti, come fai a sapere che può fare la fine del Catania? Vabbè, comunque saranno ipotesi anche le sue, ma le ha utilizzate come, secondo me, minacce velate per dire, guardate tifosi che voi tifosi potete fare la fine ai tifosi del Catania, però la situazione non la sanno neanche loro, perché se tu non l'hai fatto vedere, come fai tu a fare ipotesi sul nulla? Cioè, Fernando fa una dichiarazione sul nulla, perché neanche lui sa i debiti del Cosenza. Quindi, come puoi dire, fai la fine del Catania se non sai quanti debiti ha? Magari non ha debiti, non lo sai. Ma il discorso è quindi che secondo lui Guarascio non starebbe parlando perché non vuol far vedere i debiti. E ragazzi, la situazione non la so io onestamente, mi piacerebbe saperla perché io cioè, pagherei veramente tantissimo per poter essere coinvolti in queste cose, non nelle cose brutte, ma nelle cose comunque questi discorsi qui perché voglio veramente fare domande, mi piacerebbe fare domande e poi delle risposte comprendo, anche se qualcosa posso immaginarmi, qualcosa posso immaginarmi, però mi piacerebbe fare domande e poi delle risposte se in questo mondo ideale mi venissero comunque date gentilmente delle risposte, potrei capire, ma posso immaginarmi. Il discorso, ripeto, relativo alla squadra è che non vorrei avere un presidente come Usmanov, ma non tanto perché io sono uno, ma perché a me piace il calcio quello magari anche con pochi soldi, ma che poi porta a grandi risultati. E non per forza quello facile, semplice di tanti soldi, figurine, calciatori che vengono così, cioè milioni, miliardi, milioni di miliardi. Poi magari anche lì si rischia comunque che anche il Paris Saint-Germain, per esempio, spenderà milioni e miliardi, però anche lui ha i debiti. Quindi più soldi circolano, più rischi, come anche ha detto poi lo stesso Fernando, di incorrere incidenti, come ha definito lui, stradali, non lo so che incidenti, vabbè, sto scherzando ovviamente, in incidenti con la giustizia. Vabbè, anche qui potremmo aprire una bella parentesi, però potremmo aprirla sia quadra che tonda che graffa in realtà, però vabbè, non la apriamo. E il discorso, questo è, vediamo un po' cosa accade, perché possiamo solamente aspettare quello che ci dirà il futuro e basta. Di altro non si può fare. Quindi, boh, vediamo un po'. Ripeto, io preferirei di no, ma non tanto perché ce l'abbia con Usmanov, boh, perché anche perché non so chi cazzo sia Usmanov, nel senso, non è che lo conosco. Magari posso vedere che è di successo, ma non conoscendolo come persona, per carità, sarà di successo, avrà fatto quello che ha fatto, però io vorrei conoscerlo di persona per valutare che persona sia, non tanto da quello che ha fatto. Che poi sì, può parlare per lui, però può anche non parlare per lui, ecco. Cioè non è per forza che le belle persone sono quelle che fanno successo o le brutte persone sono quelle che non lo fanno, non è che funziona così, Cioè, caratterialmente parlando non penso funzioni così, però comunque. Vediamo, quindi se si farà questo, non si farà, e poi tutto quello che ne consegue. Guarascio non parla, non che sia una novità, però vediamo. Vediamo quello che sarà il futuro. Io mi fermo, attendiamo nuove e poi boh, ne parleremo sicuramente. A questo punto mi fermo, ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!